Buongiorno allora a tutti. Abbiamo terminato il Consiglio dei Ministri, presieduto dal Presidente, ovviamente. Sono stati approvati diversi provvedimenti. Segnalo che è stata approvata la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle piogge in Bosnia Erzegovina per permettere alla Repubblica di Serbia di avere gli aiuti dalle nostre regioni, anche aiutati da un punto di vista logistico dalla difesa, che ha dato disponibilità alla nostra aeronautica a fornire ulteriore supporto logistico, quindi piena solidarietà a queste popolazioni così duramente colpite. Il provvedimento principale licenziato dal Consiglio dei Ministri è il decreto cultura, per promuovere la cultura, appunto, ulteriormente il turismo, per cui subito do la parola al Ministro Franceschini, che è qui di fianco a me. Sì, buongiorno. Oggi abbiamo approvato un provvedimento molto importante, che cambia in alcuni settori, rivoluziona il settore del rapporto tra pubblico e privato nella cultura, nel mondo della cultura e dei beni culturali. Naturalmente queste sono misure urgenti perché sono contenute in un decreto legge, ma stanno dentro un percorso di consultazione con il mondo della cultura, le associazioni e il lavoro, ovviamente, che, come è doveroso, io sto facendo all'inizio di un percorso ministeriale in un settore che ha straordinarie potenzialità. Non sto a dire quello che tutti nel mondo capiscono perfettamente, le potenzialità enormi che ha in questo secolo l'Italia se investe sul proprio patrimonio culturale, sulla propria bellezza, sulla propria storia, sulla capacità di utilizzare queste risorse come veicolo formidabile per attrarre turisti e anche per attrarre investimenti. Attrarre turisti rispetto ai nuovi grandi flussi che stanno entrando nel circuito mondiale dai paesi emergenti, e tutti i dati dimostrano che mentre l'Italia è scesa dal primo posto in cui era negli anni 60-70 al quinto posto nei paesi per capacità di attrazione turistica, continua ad essere l'Italia il paese in cima ai desideri anche di tutti i paesi emergenti, che indicano come il posto dove vorrebbero andare in cima a tutti, prima di tutti gli altri, il nostro paese. Quindi noi adottiamo una serie di misure urgenti molto importanti che stanno dentro un disegno complessivo, perché questo governo, come ha detto il Presidente del Consiglio, intende investire nel settore della cultura e del turismo come uno dei settori prioritari per costruire prima l'uscita dalla crisi e poi soprattutto il rilancio e la vocazione del nostro Paese nel tempo della globalizzazione. La prima norma, che è quella più importante, che davvero rivoluziona il settore del rapporto pubblico-privato in Italia, è l'introduzione di un art bonus. Il riferimento, capite, è allo strumento che ha funzionato molto bene dell'ecobonus, gli incentivi alla ristrutturazione edilizia, in particolare finalizzati all'efficientamento energetico. Oggi abbiamo un sistema di incentivi fiscali per un privato che decide un atto di liberalità, una donazione, mecenatismo. Non parliamo di altri temi, sponsorizzazioni, perché vedo un po' di confusione, sponsorizzazioni o gestioni, parliamo di un privato che vuole donare atto di liberalità al pubblico per il recupero, il restauro di un bene monumentale, di un museo, di una fondazione lirico-sinfonica, di un teatro, di un quadro. Oggi ha una detrazione pressoché insignificante. Con questo passo avanti, che è un passo avanti gigantesco, noi ci mettiamo a fianco dei paesi come la Francia, che hanno un sistema di incentivi fiscali che hanno fatto diventare il mecenatismo. La Francia sta celebrando i 10 anni della legge sul mecenatismo, ha portato risultati formidabili e dimostra che ci può essere un'integrazione senza tabù tardi ideologici, perché se un privato, come è capitato in Italia e come dovrà capitare sempre di più, dà un contributo al recupero di un bene pubblico, deve essere accolto a braccia aperte. E oggi non solo noi lo accogliamo a braccia aperte, ma offriamo un incentivo fiscale del 65%. Cioè un privato, singolo cittadino o impresa, che con un atto di liberalità, non importa che siano 1.000 euro o 1.000.000 di euro, avrà un credito d'imposta del 65%. Capite, questa è davvero una rivoluzione, consentirà anche di scoprire se era un alibi o meno
la voglia dei privati di contribuire a ristorare il patrimonio, perché oggi sarà possibile dire una convenzione tipo su cui il Ministero ha già lavorato, sul modello di Ercolano, della piramide di Roma, che sono, hanno avuto un riconoscimento positivo per come hanno funzionato, un incentivo fiscale del 65%, detraibile in 3 anni, quindi è molto più dell'ecobonus, un credito d'imposta che va ammortizzato in 3 anni, molto più dell'ecobonus che invece in 10 anni. E quindi davvero è un grande cambiamento. Tutto questo sarà sottoposto a un regime di trasparenza, nel senso che siccome le donazioni potranno essere finalizzate a quel museo, al restauro di quel monumento o di quell'opera, i riceventi la donazione dovranno pubblicare online esattamente ciò per cui hanno utilizzato la destinazione delle risorse che hanno utilizzato questo credito d'imposta. Nel limite del 15% del reddito imponibile per le persone, quindi si possono fare belle donazioni, o nel limite del 5 per mille del ricavi annuo del fatturato per le imprese, capite anche in questo caso che parliamo di donazioni molto... c'è lo strumento per fare donazioni molto importanti da parte anche delle grandi imprese con un vero incentivo fiscale. La seconda norma, vado un po' veloce, poi vi forniremo un po' più tardi, perché abbiamo lavorato anche in Consiglio dei Ministri sulla correzione di alcune norme, vi forniremo uno schema dettagliato delle singole misure. La seconda norma ci aiuta a reggere i tempi del percorso del grande progetto Pompei, su cui abbiamo ricevuto i finanziamenti dell'Unione Europea. Ci sono anni di ritardi, c'è stato un ritardo anche nella progettazione negli anni passati, vogliamo colmarle, quindi si prevedono una serie di misure che senza toccare nulla dal punto, finalizzate solo al grande progetto Pompei, senza toccare nulla dal punto di vista dei controlli di trasparenza e legalità, consentono un'accelerazione delle procedure. E prevediamo anche che si possano 20 progettisti a tempo determinato essere assunti dalla sovrintendenza speciale del grande progetto Pompei per accelerare questo percorso progettuale. E questo ci consentirà di correre. Altra emergenza, la Reggia di Caserta. Sapete che la Reggia di Caserta è uno dei capolavori del nostro paese. Si pensa che sia destinata a museo. No, il 20% di quell'immobile ha una destinazione museale. L'80% è occupato da altre istituzioni, l'Aeronautica Militare, la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, istituzioni locali, la sede del Rettorato dell'Università. Noi vogliamo, poi c'è un'altra norma che in qualche modo è legata a questa, vogliamo che ci sia la possibilità in un tempo molto breve, quindi nominiamo un commissario che ha 6 mesi di tempo per riscrivere un progetto, quindi sovraordinato alle singole amministrazioni che occupano oggi la Reggia, che in fretta presenti un progetto che consenta di distribuire diversamente le sedi delle amministrazioni che non sono compatibili con la destinazione culturale museale, per restituirla alla sua funzione naturale, che è appunto culturale museale. È una norma che è molto attesa. Sapete che il decreto Valore Cultura, il cosiddetto decreto Brai, aveva previsto delle misure per consentire il salvataggio delle fondazioni lirico-sinfoniche. La norma ha funzionato al punto che 8 fondazioni lirico-sinfoniche hanno presentato i piani di risanamento. Questa norma consente di finanziare, è una norma, un fondo rotativo, un prestito sostanzialmente, ma consente di finanziare integralmente i piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, costringendole a mettere in atto dei meccanismi virtuosi. Contemporaneamente si prevede la possibilità, è un altro tema che è stato affrontato, di spostando al 31 dicembre il termine entro cui le fondazioni devono presentare i loro statuti, che le fondazioni virtuose, quindi non quelle che avevano condizioni di difficoltà, possano ambire a condizioni di maggiore autonomia. Sapete che a cominciare da Santa Cecilia e dalla Scala questa richiesta viene da tempo. L'articolo successivo è ugualmente importante e urgente, perché prevede la possibilità che il tax credit cinema, che è la misura che consente un vantaggio fiscale per le produzioni nel nostro paese, che aveva un tetto di 5 milioni massimo, che ha sostanzialmente impedito alle grandi produzioni straniere di venire nel nostro paese a utilizzare magari gli studi di Cinecittà, perché quel limite di credito d'imposta era troppo basso, lo alziamo a 10 milioni per ogni impresa. Quindi questo consentirà finalmente di attrarre nel nostro paese anche produzioni straniere. In più il tax credit cinema passa da 110 a 115 milioni. E l'articolo successivo, è quello che dicevo legato alla Reggia di Caserta, consente di fare in modo che le risorse poche
che sono finalizzate al recupero del patrimonio culturale abbiano una qualche certezza, quindi la norma prevede che sia non più fino al 3% degli investimenti aggiuntivi sulle opere pubbliche destinato ai beni culturali, ma sia il 3%, e che una parte di questo 3% non sia frammentato in singoli microinterventi, tutti importanti, ma siccome abbiamo tante emergenze, è sempre mancata in Italia la possibilità di dire, pensate a Parigi, pensate alla Francia, quali sono i progetti di grande interesse nazionale, quelli che hanno un valore culturale di recupero e di restauro, ma anche capacità di attrazione, di valorizzazione dell'attrazione turistica. Pompei si chiama Grande Progetto Pompei perché capite bene tutti quali sono le potenzialità di Pompei, lo sono già se supera i propri problemi. Quindi questa norma prevede che si individuino un piano strategico dei grandi progetti nazionali che ci consenta di dire, per esempio, sulla Reggia di Caserta, il disegno complessivo diventa un progetto nazionale su cui si concentrano le risorse perché ha straordinarie capacità di attrazione turistica e di valorizzazione. Una successiva norma, passiamo al settore turismo perché le due cose sono molto ovviamente collegate per le ragioni che dicevo prima, non solo perché sono nel mio ministero, sono previste delle misure nuove e importanti, cioè un credito d'imposta del 30% per le spese sostenute dal sistema delle strutture ricettive per la loro digitalizzazione. Noi abbiamo un ritardo enorme nel mondo, il mondo del turismo è il mondo che ha avuto la massima digitalizzazione, lo sapete anche nella vita quotidiana di ognuno di voi. Noi abbiamo purtroppo un ritardo da colmare e quindi questo incentivo consentirà che in tutto il sistema delle strutture ricettive, quindi gli alberghi, per i loro siti, per la loro offerta online, abbiano un incentivo finalizzato alla digitalizzazione delle imprese turistiche. E legata a questo c'è una seconda norma ugualmente importante, sempre per il rilancio del settore turistico, che è un credito d'imposta del 30% per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio alberghiero. Noi abbiamo abbiamo dei punti di eccellenza, ma abbiamo un'arretratezza soprattutto su, usiamo ancora le stelle, anche se le stelle vanno tramontando come criterio di identificazione della qualità degli alberghi, ma abbiamo un sistema 1, 2, 3 stelle molto diffuso e molto arretrato, abbiamo bisogno di uno strumento, in questo caso è un credito d'imposta simile anche in questo caso alle ristrutturazioni edilizie che erano solo per le famiglie, che consentirà agli alberghi che decidono di fare un investimento di miglioramento della loro offerta, quindi sia sulla digitalizzazione che sulla struttura, sulle mura. Due crediti d'imposta che si possono accumulare. Sono altre cose, se non ve le dico tutte, ma tutte importanti, insomma si proroga una misura per le guide turistiche che consentirà di recepire in modo ordinato una misura europea, delle norme che consentono di fare, senza i vincoli precedenti, delle foto liberamente nei musei, ad uso personale, ovviamente non ad uso commerciale, delle norme per gli archivi di Stato e delle norme che consentiranno al Ministero un maggior margine di mobilità nell'individuare le grandi strutture museali o i poli museali che possono avere condizioni di maggiore autonomia, che è uno dei grandi temi su cui noi dobbiamo riformare il sistema. E infine un'altra misura che consente di affrontare in modo unitario gli interventi, anche costituendo delle sovrintendenze speciali, i pezzi di territorio che sono stati oggetto di calamità naturali. Questa norma è una prima attuazione l'avrà sull'Aquila, perché l'Aquila, finita la fase dell'emergenza, è tornata nelle regole ordinarie, cioè ci si occupa del singolo edificio, ci si occupa del singolo monumento, del singolo recupero, ma non c'è lo strumento che consente di affrontare il recupero dell'intero centro storico complessivamente, che invece è indispensabile affrontarlo complessivamente, perché non basta restaurarlo se poi resta deserto, quindi servono una serie di misure che affrontino il progetto, in questo caso dell'intera città, ma la norma consentirà di fronte ad altre emergenze di poter prevedere strumenti straordinari. Ultima cosa, il superamento, la liquidazione di Promuovi Italia S.p.A., che è una società controllata da Enit, e la trasformazione radicale dell'Enit. L'Enit è una struttura che è stata importante nel passato, ma che oggi ha una struttura organizzativa inadeguata rispetto al cambiamento del turismo, molti sedi all'estero, poca digitalizzazione, pochissime risorse per la promozione.
Noi prevediamo la trasformazione in ente pubblico economico dell'ENIT, l'assorbimento di Promuovi Italia, un forte coinvolgimento delle regioni nella governance, perché in attesa della riforma del titolo quinto non è più immaginabile che all'estero la promozione nelle grandi fiere o comunque la promozione venga fatta dalle singole regioni. Può essere immaginabile in un bacino interno, ma non è immaginabile che noi ci presentiamo in Cina o in Russia con le singole regioni, non come sistema paese. La previsione statutaria che arriverà a compimento nei 6 mesi, quindi questa norma consente di nominare un commissario dell'ENIT che contemporaneamente provvederà alla liquidazione di Promuovi Italia, alla presentazione dello statuto, entro 6 mesi, d'intesa con le regioni con le quali abbiamo cominciato a lavorare, avremo finalmente uno strumento per la nostra promozione turistica adeguato e io spero, ma questo è un tema successivo, con efficiente e con più risorse. Bene, allora, come vedete sono misure in gran parte di riduzione fiscale, ancora una volta, e di semplificazione e misure urgenti per restituire al nostro Paese la qualità che tutti gli riconoscono e che purtroppo non sempre riusciamo a mostrare dei nostri luoghi sia culturali che turistici. Peraltro questo decreto si inserisce, come sempre, in uno stile del governo, questo ci tengo molto a sottolinearlo, uno stile del governo che dice appunto ci sono decreti per risolvere i problemi più urgenti, per fare ripartire il Paese, ma poi parte una grande consultazione che il Ministro Franceschini guiderà durante tutta l'estate, che a settembre porterà alla predisposizione appunto di un disegno organico, di un piano strategico, diciamo, del turismo e della cultura, molto più articolato. Intanto però ci sembrava importante dare subito misure di riduzione fiscale, di incentivi e di semplificazioni. Darei intanto subito la parola a voi per le prime domande, perché dopo con il Ministro Lanzetta abbiamo un secondo argomento da comunicare, quindi se sei d'accordo, Dario. Prego. Salve, io sono Fabio Napoli dell'agenzia stampa Public Policy. Noi abbiamo potuto leggere delle bozze di questo testo. È un famoso problema di leggere le bozze. E se può confermarci la riduzione dell'IVA sugli ebook dal 22 al 10%, e se sì, perché non è stata fatta una riduzione al 4 come per i libri cartacei, e dove verranno trovate le coperture per il mancato gettito. Bene, grazie. Ci sono altre domande, ne raduniamo un paio, se no il Ministro risponde subito a questa domanda. Grazie, prego. Si era parlato a un certo punto, c'era una previsione che oggi si parlasse anche della possibile successione ad Attilio Befera alla guida dell'Agenzia delle Entrate. Scusate se sono fuori tema, ma siccome mi premono dalla redazione, volevo sapere. Non è stata presa questa decisione oggi in Consiglio dei Ministri. Grazie. Quindi c'è tutto lo spazio. Lei ha delle altre domande da fare. Tutte in tema? Ne concediamo un'altra, via. Facciamo la doppia, va bene? Grazie. Poi ecco, se può confermarci la cancellazione di quella che viene detta la parity rate. Ecco, grazie. Allora, questi due temi, per questo quando circolano le bozze, che sono bozze di lavoro, creano un'aspettativa. Allora, su questi due temi io sono personalmente impegnato, lo è complessivamente il governo, le norme non ci sono e ragioneremo, c'è tutta la fase di conversione, perché il libro, l'IVA, lo dico per quelli che non lo sanno, l'IVA sui libri è il 4%, l'IVA sull'ebook è il 22%, perché viene considerato il supporto digitale, normativa europea. Alcuni paesi, tra cui la Francia, hanno abbassato l'aliquota al 7%, e sono finiti automaticamente in procedura di infrazione. È stato un gesto simbolico. Noi abbiamo valutato che
fare la riduzione dell'aliquota non si sarebbe comunque potuta fare al 4%, perché il 4% è un'aliquota in deroga e quindi possono starci solo i prodotti che ci sono già, ma non aggiungerne di nuovi. L'avremmo potuta abbassare al 10%, ma saremmo automaticamente finiti in procedura di infrazione. Siccome la procedura di infrazione si è già avviata, e io vengo giusto da una riunione dei ministri della cultura europei ieri a Bruxelles, dove questo tema è stato affrontato e c'è una determinazione comune di affrontarlo in sede europea, capite che non ha nessun senso che il libro è sempre un libro, che sia su carta o che sia su supporto elettronico, sempre libro è. Non è che si può trattare diversamente. Quindi ci sarà un impegno europeo, ormai diciamo la provocazione far scattare la procedura di infrazione c'è già stata, abbiamo ragionato che questo tema sarà uno di quelli su cui anche io personalmente mi impegnerò nel semestre di presidenza italiana che comincerà per noi e quindi anche per me rispetto ai ministri della cultura il 1° luglio. Parity rate è lo stesso principio, è una norma che deve essere affrontata a livello europeo, siamo assolutamente impegnati, è l'esigenza di intervenire con un meccanismo. Cosa significa? Che i grandi aziende che consentono la prenotazione online praticamente impongono all'albergatore di non poter vendere la camera d'albergo a un prezzo inferiore. È un problema non italiano, è un problema generale. Anche questo è uno dei temi che affronteremo sul tavolo europeo, quindi l'impegno c'è assolutamente, ma abbiamo preferito decidere di affrontarlo nella sede propria. Bene, e poi non dimentichiamo che i decreti legge non servono a disciplinare, servono con caratteristiche di urgenza, quindi è vero che potrebbe essere urgente ridurre l'IVA anche. Allora, se non ci sono altre domande, vi daremo la seconda comunicazione. Il Ministro Lanzetta ha partecipato insieme a me e a altri ministri alla prima riunione della cabina di regia per la Regione Calabria. Vogliamo dare una buona notizia agli abitanti della Calabria, come sapete è un impegno che il Presidente Renzi si era preso durante la nostra ultima visita. Vi è una situazione molto complicata in Calabria per le dimissioni del Presidente della Regione, per il commissariamento del Comune capoluogo, quindi avevamo deciso, anche su sollecitazione di alcuni rappresentanti del Governo, oltre che delle autorità locali, della magistratura, di istituire una cabina di regia che oggi ha cominciato il suo lavoro. Il Ministro Lanzetta ci ha spiegato alcune questioni che già c'erano state poste all'attenzione. Lascerei a lei la parola dicendo che due questioni che sono state poste alla nostra attenzione, all'attenzione del Presidente, nel primo incontro che abbiamo avuto a Reggio Calabria. La prima era quello dello sblocco per la cassa integrazione in deroga, per permettere l'utilizzo della Regione Calabria per la cassa integrazione in deroga di alcuni fondi che erano dentro i fondi europei. Abbiamo provveduto, quindi in questo possiamo dare la buona notizia che questi fondi sono stati sbloccati. Il secondo elemento su cui stiamo lavorando, su cui stiamo concentrando la nostra attenzione, è quello relativo alla situazione del Tribunale di Reggio Calabria, che abbiamo avuto come segnalazione la necessità del completamento di questo stabile. Il Governo è fortemente impegnato nelle prossime settimane per risolvere questo problema, consentendo così alla nostra eroica magistratura di continuare a svolgere il suo lavoro nelle condizioni migliori. Quindi questo era per rappresentare. Prego Ministro, se vuole. Sì, date le particolari fragilità, soprattutto socio-economiche, della Regione e data la visita di quasi tutte le componenti del Governo presso la Prefettura di Reggio Calabria, oggi è partita quella che sarà stato promesso, la cabina di regia, che viene costituita sotto la direzione e il coordinamento della Presidenza del Consiglio, quindi coordina il sottosegretario Delrio e partecipano sia il Ministro degli Interni, delle Finanze, delle Infrastrutture, dello Sviluppo Economico e del Lavoro e naturalmente il Ministro
dentro delle regioni, in modo tale da poter creare quelle strutture tecniche che possono dare delle risposte certe ai molti problemi che sono stati esposti in quella sede, cominciando appunto da quelle che ha esposto il sottosegretario, che erano le più urgenti. Per cui oggi è partito questo tavolo tecnico di studio e di ricerca di quelle che sono le soluzioni, andando incontro alle esigenze notevoli di risposte per quanto riguarda il ripristino della legalità nella regione Calabria e in particolare in alcune città dove sapete benissimo che le amministrazioni sono state sciolte per mafia e in questo momento sono commissariate, e poi delle risposte certe a molte categorie di lavoratori che in questo momento risultano con il lavoro gravemente compromesso. Grazie. Bene, allora buongiorno a tutti e buon pranzo per chi deve ancora pranzare.